Parliamo adesso dei traumi facciali con conseguenti fratture. Soprattutto nei giovani, molto spesso in incidenti in motorino o comunque in cadute si possono verificare dei traumi facciali che portano a problematiche importanti. Come affrontate chirurgicamente le fratture del volto? La incidentalità delle fratture maxillofacciali è parzialmente diminuita dopo l'avvento della legge del casco, che è una delle poche leggi che viene seguita in Italia abbastanza. Diciamo che a Roma il 90% delle persone, anche in Italia, usa il casco. Viene poi il problema di come usare il casco e quale casco usare. È chiaro che prima della legge del casco noi avevamo fratture che interessavano tutta la volta cranica e quindi avevamo fratture del cranio, quindi questi pazienti non venivano nei nostri istituti odontoiatrici perché andavano direttamente in neurochirurgia e qualche volta non ci arrivavano. Una volta messo il casco, la parte superiore del cranio viene quasi sempre risparmiata e viene risparmiata anche parzialmente la parte degli zigomi perché il casco avvolge. Continuano invece a venire le fratture della mandibola perché senza casco integrale questa non è conservata e le fratture del mascellare superiore. È chiaro che con un casco integrale queste fratture non ci sarebbero più. Quindi i traumi della faccia contusivi sono traumi che interessano le ossa ma interessano anche i denti, per cui abbiamo anche delle lussazioni traumatiche degli elementi dentali per dei traumi, quindi pazienti che si presentano negli studi odontoiatrici o negli ospedali con i denti in mano, e questa è una cosa molto importante da far sapere, che il dente va sempre conservato, va lavato con l'acqua, se si sta in mezzo a una strada si può mettere il dente in bocca nella saliva dello stesso paziente o nel latte, e va, se non c'è una frattura di questo dente, il dente può essere anche rimpiantato nelle prime 12-24 ore, quindi questo è un messaggio molto importante. Per quanto invece ritiene le ossa, noi abbiamo vari tipi di fratture, questa per esempio è una mandibola, come vedete, e abbiamo delle fratture che interessano il mento, delle fratture molto spesso angolari, delle fratture del condilo. Spesso le fratture del condilo vengono misconosciute perché un trauma a livello mentale si ripercuote a livello del condilo e in quel momento il paziente non si accorge. Si accorge dopo qualche giorno, quando è passato il gonfiore, non apre più bene la bocca. Quindi questo è molto importante nel caso di un trauma, effettuare un'ortopanoramica e farla vedere dal radiologo. Questo è per quanto contiene la frattura mandibolare. Andiamo ad analizzare adesso le fratture del mascellare superiore, che sono molto più complesse, perché questo è il mascellare superiore e la frattura viene lungo una linea che si chiama di Lefort, che interessa tutto il mascellare superiore, quindi possiamo avere un distacco completo del mascellare superiore, come possiamo avere una frattura lineare o trasversale, una frattura dell'osso alveolare. Quindi tutti questi tipi di fratture, come quelle mandibolari, vanno trattate. Come vanno trattate? Allora, il tipo di terapia, si parla di una terapia cruenta, di una terapia non cruenta. Se vi è una frattura senza spostamento dentale, senza spostamento dell'osso, allora è sufficiente fare un bloccaggio, e mentre prima i bloccaggi erano veramente impegnativi perché si usavano delle ferule, oggi con un trattamento ortodontico è sufficiente mettere dei bracket sugli elementi dentali e tenere il paziente a bocca chiusa per 30-40 giorni. Sembra eccessivo perché oggi come oggi con la chirurgia invasiva si possono mettere delle placche e sicuramente fare riaprire la bocca nel giro di 2-3 giorni. Però questo è sempre un intervento chirurgico, quindi è come avere una frattura della tibia e andare subito a mettere una placca. La frattura della tibia si tratta con un gesso, si tratta con tutore rigido, per cui anche questo è un sistema di fare chirurgia. Quando invece vi è uno spostamento notevole dell'osso, quindi una diastasi, è necessario ridurre questa frattura, che può essere fatta sia ortopedicamente
e dopo è necessario mettere delle placche e viti, come viene rappresentato qua, per impedire la recidiva. In questo caso può essere necessario anche non fare il bloccaggio intermascellare. Per quanto attiene le parti più alte della mascella, noi abbiamo anche degli stacchi complessi dallo zigomo, possiamo avere degli stacchi complessi, quindi una frattura di Lefort 3 che arriva fino al di sopra del naso, quindi degli interventi molto importanti e che vanno trattati in centri specialistici di chirurgia maxillofacciale, anche perché una frattura di questo tipo può essere concomitante anche con una grossa perdita ematica, perché all'interno delle ossa e posteriormente alle ossa ci sono i vasi importanti che determinano a volte con lo spostamento delle lacerazioni. Quindi è necessario andare a determinare una buona emostasi chirurgicamente e quindi bloccare il paziente.